come scorre un fiume di parole. Falle scivolare sarai superiore. Il cielo farà il suo dovere, tranquillo, va tutto a posto. Ieri mi sentivo perso, re diverso, oggi mi sento bene te. Grandi, ciao! Allora, innanzitutto scusate se sono sparito una settimana, anzi in realtà due settimane, però in questo video vi spiegherò un po' tutto quanto, quello che è successo. Spero che lo capiate e che direte sì, finalmente è tornato, cazzo! Comunque sto in questa nuova postazione per i vlog che sinceramente mi piace come cosa. Cioè, è colorata. Ovviamente ci sono ancora dei buchi da riempire in tutta la cosa, però magari con le varie fiere che facciamo, magari pensiamo di mettere qualcosina che ci regalate, quindi mi raccomando, le prossime fiere regalateci qualcosa. Ma a parte queste cose, diciamo che questo video serve principalmente per spiegarvi delle cose. Ho 15 euro in tasca. Comunque, come avete visto probabilmente, sono sparito. Sono sparito due settimane senza dirvi niente. Ho fatto il video chiedimi se sono felice per cercare di farvi capire in che periodo ero e per cercare il vostro supporto che ho avuto. Infatti vi ringrazio tantissimo. Ma cosa è successo in questa settimana? Cosa è successo nella vita di Dread, nella vita di Matteo? Cosa è successo in questa settimana, in queste due settimane, tre, nell'ultimo mese? Cosa è successo? Allora, innanzitutto io non sono una persona che riesce a recitare uno stato d'animo in un video. Nel senso, cioè se tu mi dici fai, devi fare un film, devi essere fottutamente triste, ok? Questa scena veramente di un delitto di tua madre che uccide tua sorella, quindi devi essere molto triste. E io dico, vabbè, è morta mia sorella, uccisa da mia madre, mi calo nella parte e chiedo a mia madre di uccidere mia sorella per vedere come potrei essere. Però in un video, tutti i giorni, è difficile mettersi una maschera per fingere felicità. Non funziona, cioè la gente, cioè fare finta di avere una vita felice non funziona, perché la gente non è stupida. Quindi se io faccio i video in cui sono felice, in cui dico, come stai? Tutto a posto? Io mettete like. Non funziona, lasciatemi un commento, mettetemi like. Perché se non va qualcosa, la gente lo capisce. E cercare supporto fingendo felicità è orribile. Cioè è veramente brutto. Nel senso, io non voglio fingere felicità, così la gente pensa, ehi, grande, oh, quello là che fa video è un grande, è sempre felice. Io preferisco sparire per due settimane in cui faccio un video in cui vi parlo, rispetto a fare video tutti i giorni fingendo felicità, facendovi vedere che la mia vita è fantastica, per coprire l'ombra che c'è. Che di questo si tratta, è un'ombra che non è che puoi coprire l'ombra. Come fai a coprire l'ombra? Non puoi coprire l'ombra, è l'ombra che copre la luce. Quindi piuttosto che fingere luce, aspetto che l'ombra vada via. L'ombra se ne sta andando, perché tutti i vari problemi che avevo li sto risolvendo, sia con me stesso che con le persone che mi stanno intorno, tutto il resto della mia vita. L'ombra si sta levando dal cazzo, anzi si è levata dal cazzo l'ombra. Quindi io posso tornare ad essere il coglione di sempre. L'ombra, ciao. Ombra, è tornata alla luce. Questa luce si chiama Frax. No, non è vero. Tornata alla luce, è tornata la felicità, non lo so, è tornata la simpatia, spero che non se ne sia mai andata. È tornata la spensieratezza, non ne ho idea. L'unica cosa che so è che sto meglio di una settimana fa e posso tornare a fare i video. Ma voi non potete neanche immaginare tutte le cose che mi sono capitate in due settimane. Allora, io ho fatto il video del milione, ve lo dico. Ho registrato il video del milione. Ho messo d'accordo 20 persone per presentare ad un orario in un unico posto, e la maggior parte di queste persone sono youtuber. Cioè io ho fatto un video con i miei amici youtuber e sono riuscito ad organizzarli tutti cambiando il piano tre volte. Una volta perché era all'aperto il video da fare, ma poi ho scoperto che ovviamente la mia vita fa schifo e ha piovuto venerdì, quindi ho dovuto cercare una location al chiuso in 13 ore. Solo che ho dovuto cambiare il video perché l'intro era diversa, quindi ho dovuto ripensare l'intro e ripensare come sostituisco quella persona con un'altra persona. Poi alcuni mi hanno detto che non c'erano, quindi l'ho dovuto sostituire. Quindi è successo un bordello della madonna. E nelle ultime due settimane praticamente il mio pensiero fisso 24 ore al giorno era il video del milione. Che c'avevo l'ansia che non venisse bene, c'avevo l'ansia che piovesse, c'avevo l'ansia che qualcuno pisciasse all'ultimo. Però fortunatamente non è successo. Sono stati tutti gentilissimi. Io amo tutti quelli che hanno partecipato al video, perché hanno ritagliato un pomeriggio, alcuni qualche ora per me. È questo quello che fanno gli amici, ovviamente, e le persone che ti stanno vicino. Ritagliano del tempo loro per te. Infatti vi ringrazio. Io spero che il video vada bene. Non vi dico quando esce, però se mi seguite su Instagram potete vedere i vari ospiti, perché ne metterò probabilmente una foto ogni due giorni dell'ospite che ci sarà nel video. Ho iniziato oggi, quindi se volete andate a vedere su Instagram la foto del primo ospite. Dopodomani ce ne sarà un'altra, e un'altra, e un'altra, e
fin quando non finiranno gli ospiti. E le fottute foto! Quindi, oggi usciranno due video, domani usciranno. Lo so che lo dico sempre, ma oggi fidatevi. Queste due settimane sono state probabilmente la lezione più grande che io abbia mai avuto nella mia vita. Sono state due settimane per me fondamentali per capire cosa devo fare, cosa non devo fare, cosa non devo fare più, cosa devo continuare a fare. Cosa devo continuare a fare? I video. Perché devo continuare a fare video? Perché altrimenti mi mangio l'aria fritta. E l'aria fritta può essere pure buona, ma non campi con l'aria fritta. Quindi, felicità, senza fingerla, senza mettersi i piercing qua e tirarselo per sorride. Oggi alle 2:30 vedrete questo vlog. Stasera in realtà non lo so, perché questo video lo sto registrando domenica, ma probabilmente farò qualcosa. Io voglio ricominciare da zero. Cioè, io ho fatto 1 milione e per me è come se la lancetta di YouTube si fosse tornata all'inizio. Voglio ricominciare. Ma non ricominciare facendo cose diverse, ricominciare facendo quello che mi riesce meglio, cioè il coglione. Cioè, io ho dei progetti, sinceramente, e non voglio farmi abbattere o fermare da cose che succedono, da cose che capitano, dal giorno che porca puttana piove perché Zeus mi odia e fa piovere il giorno del mio milione. Non vi ho raccontato anche che il mio PC è morto, perché voi pensate che non ho fatto un cazzo, ma oltre a pensare 24 ore al video del milione e cambiarlo ogni 3x2, sentire 25 persone, organizzare tutto, far venire la gente da Napoli, da Roma e da Padova, da Milano, io ho registrato 4 gameplay, ok? 4. Primo, il file si è corrotto. Il secondo, il file si è corrotto e mi sono incazzato. Il terzo, il file si è corrotto e ho bestemmiato. Il quarto, il file si è corrotto, mi sono incazzato, ho bestemmiato e ho spento il computer. Perché ho pensato, porca puttana, non è possibile che capitano tutte adesso. Quindi, da adesso in poi, finché non aggiusterò quel computer, userò il portatile, che è un dito in culo gigante. È un dito in culo enorme. Usare il portatile è enorme. Voi non immaginate quanto sia grande. Quindi, quello che volevo dirvi è che mi scuso per queste due settimane, anche se non dovrei scusarmi perché ho la libertà di fare il cazzo che mi pare. Però mi scuso con voi che non avete visto il video per 2 settimane praticamente, perché ne ho messo solo uno che era un vlog. Lo so che devo fare più gameplay, ma non è facile, non è facile per il periodo in cui vivo. Quindi se voi mi fate il piacere, il favore di neanche darmi tempo, perché il tempo me l'avete già dato, di aspettare un giorno dopo l'altro per vedere cosa carico, e se è un vlog e non vi piace non ve lo vedete, se è un gameplay e vi piace ve lo vedete, o viceversa, o qualsiasi altra cosa. Io ho già dei video registrati che devo editare, ho fatto un video con Frax, Yasmin e Ron, e ho da editare ancora quel video che vi avevo detto che sarebbe uscito il giorno dopo Ghost Recon, però non l'ho più fatto. Perché? Perché mi girava il cazzo. Sì, mi girava il cazzo. Mi girava il cazzo in una maniera impressionante. Però, come ho detto, preferisco non fingere la felicità, perché se fingi felicità ti stai distraendo da te stesso. Non distraetevi da voi stessi. Se è un periodo brutto, fatevi i cazzi vostra. Se avete la fortuna, come me, di non avere un obbligo, cioè nel senso, a me nessuno mi spara la mattina, cioè nessuno mi alza col mitra e mi dice fai video. Se io voglio essere il male di me stesso, la mattina mi alzo a mezzogiorno e non faccio il video. Cosa che ho fatto per queste 2 settimane, perché mi serviva per la testa. Mi serviva veramente per la testa, per riprendermi. Però dopo aver parlato con gli amici, dopo essermi rilassato, dopo aver ascoltato la musica, dopo aver suonato la chitarra, dopo aver ascoltato Ed Sheeran, dopo aver preso i biglietti per Ed Sheeran, che anche lì è stata una fottuta agonia, dopo essermi rilassato, dopo aver fatto tutte le cose che volevo fare in queste 2 settimane, dopo aver visto persone che non vedevo da tanto tempo, dopo aver cazzeggiato quanto cazzo mi pareva, essere andato al sushi con tutti quanti, dopo aver fatto il fottuto video del cazzo di milione, che io vi giuro è un video malato, che io spero vi piaccia, perché voi non potete immaginare lo stress che c'è dietro quel video. È un... cioè, il video voi lo vedete e pensate che magari ci è voluta un'ora di registrazione. Ce ne sono volute 12 ore per registrare, più un mese per organizzare. Allora, questo video del milione mi è venuto in mente quando sono stato a Firenze tra il 29 e il 30 dicembre. Mentre camminavo ho pensato, sai che tamarrata se succedesse questo adesso? Poi ho pensato, cazzo, funziona come idea, nessuno è così malato da pensare una cosa del genere per il milione. Perché sinceramente fare il video del milione e fare orco giù da casca tutto e fare una cagata non mi andava. Cioè, per una volta volevo fare un video strutturato. L'ho fatto, sono felice. Uscirà, non vi dico quando, lo scoprirete su Instagram. Quindi seguitemi su Instagram se vi va, se no vi attaccate al cazzo e lo vedete quando vi pare. Dato che mi sono levato tutti questi pesi, torna dread, sparisce un pochino Matteo da YouTube, torna dread su YouTube. Questo video è Matteo, cioè questo è Matteo. Stasera vedrete dread che sclera su qualcosa, su Food Champions, non lo so, sulle mod di GTA, non ne ho idea. Martedì registreremo le Slow Wars, le vedrete non so quando, questa settimana sicuramente, quindi le vedrete. Quindi basta i periodi brutti, ricominciamo a io a ridere e voi a ridere insieme a me. Non so
se avete visto tutto il video, perché dura un botto, però non mi importa niente della gente che scriverà screen sopra 10 minuti per monetizzare. Sì, è sopra 10 minuti per monetizzare di più. E il video del milione durerà di meno, perché non me ne frega un cazzo. Quindi ragazzi, grazie per non avermi ucciso in queste due settimane di assenza. Grazie per essermi vicini. Vi prometto che non mi farò più distrarre da nulla, che non mi farò più influenzare, non l'ho mai fatto in realtà, da qualcosa o qualcuno. Ma soprattutto voglio vedervi felici come voi volete vedere felice a me. Sono 15 minuti che parlo a rotta di collo. Felicità, non finta, vera. Felicità vera, relax vero, divertimento fottutamente vero. E poi voi non siete fan miei, avete visto sto video e vi fa schifo, non me ne frega un cazzo. Ricordate che chi parla male di voi fa il doppio di chi parla bene, perché chi parla male tutti i giorni. Chi parla bene solo quando glielo chiedono. Quindi ringraziate di avere persone che parlano male di voi, perché se non parlassero male di voi, non parlerebbero. Dopo queste perle di saggezza, io vi saluto, raga. Ci vediamo stasera. Quindi tanti cuori, ragazzi, tanti cuoricini, mi raccomando. Niente, ci vediamo stasera. Ciao!